La fuga dei cervelli verso l'estero. Ci sarebbe, secondo alcuni, in atto una fuga di tutti i nostri scienziati verso lidi che sarebbero più consoni per studiare, ricercare, inventare? No, 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 questa cosa non è vera e noi siamo qui proprio per dimostrare il contrario. Siamo qui, d'accordo con la RAI, in quanto servizio pubblico 610, lo ricordiamo più di ogni altra cosa, è un programma di servizio pubblico, siamo qui, dicevo, per dare spazio a nuovi inventori che vogliono venire qui, nuovi inventori italiani, a presentare a tutto il nostro pubblico quello che sarà il nostro futuro, il progresso, ovvero le loro invenzioni. Ed è per questo che vorrei che accogliessimo con un caloroso applauso il professor Albino Torrioni. Buonasera, professore. Buonasera. Sì. Benvenuto. Grazie. Grazie, bentrovati a voi. Grazie mille. Grazie per essere qui. Grazie di avermi ospitato qui, perché è importante che si ospiti qualche cosa che abbia a che vedere con la scienza e le invenzioni in un programma di svago. Assolutamente. Bene, bene, noi abbiamo qua il professor Albino Torrioni, che è un inventore, che ha inventato un oggetto, diciamo... Albino, senza la I, la seconda Albino, I. Albino Torrioni. Ho segnato Albino. Quindi Albino Torrioni, che ha inventato appunto questo, diciamo, questo, come dire... questo oggetto molto particolare, molto interessante, esclusivo, direi. Ho modificato un oggetto esistente per, appunto, per creare un'innovazione nella tecnologia. Ecco, l'oggetto in questione che lei ha modificato è... è un essiccatore, un asciugatore di capelli. Quindi un phon. Sì, ecco, comunemente detto phon. E come l'ha modificato questo phon, questo essiccatore di capelli? Sì. Dovrebbe essere da qualche parte. Sì, guardi, sta qui, ecco. Ecco, l'aspetto, come potrete notare, sì, è quello di un normale asciugatore di capelli. Sì, è un phon proprio normale, sì. Però grazie alle mie modifiche è diventato una sorta di rivoltella. Di rivoltella? Sì, cioè dentro io ho inserito una sorta di cameretta di combustione con della polvere da sparo e c'è un proiettile. Quando raggiunge la temperatura alta, il phon acceso, e diventa incandescente la cameretta, quindi fa scoppiare la polvere da sparo che fa partire il colpo, e se uno lo tiene normalmente così può morire. Ecco, ho capito, ma scusi, è un'invenzione deleteria questa, porta alla morte, ovviamente uno bravo, asciuga i capelli, bravo, però la mia invenzione, questa è solo la prima parte, è un piccolo passo per l'uomo ma grande passo per l'umanità, perché ho inventato anche una sorta di liquido che va annesso al normale shampoo che usiamo tutti i giorni, e con questo shampoo uno si lava i capelli e crea una patina che impedisce il surriscaldamento della cameretta, per cui non parte il colpo. Quindi se uno usa quest'altra cosa che lei ha inventato per i capelli... diventa innocuo il essiccatore. E torna un phon normale. Esattamente, quindi bravo. A questo punto non conviene usare bravo, direttamente vecchio. Un phon normale, professore. Cioè, dicevo, se uno usa direttamente un phon normale... Bravo, se tutti ragionassero come lei, saremmo ancora all'età delle caverne. No, questo sì, però... Questo è un modo di andare avanti. No, cioè, mi rendo conto, però... Io vorrei passare con la... con la dimostrazione della mia invenzione. Ah, vuole... sì. Mi servirebbe una usuale presa di corrente. Una presa qua la spina la tengo io. Sì, sì. Allora, basta inserire l'apposita spina nella sua presa di corrente. Là sotto, esatto, qui. Sì, ecco. Esatto. E poi accendere il phon o essiccatore di capelli. Ecco. Vuole provare lei? No, prego, faccia lei. Lei non ha lo shampoo. Io non ho lo shampoo. Io invece mi sono lavato i capelli con quello shampoo. Sì. Ecco, a questo punto si sta surriscaldando l'aria e quindi dovrebbe partire il colpo. Professore? Andiamo avanti, grazie. Non è successo niente, andiamo avanti. Professore!